Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. È appena arrivato un pacchettino. Piccolo piccolo, proprio. Come qualcuno di voi ricorderà, prima delle vacanze di Natale avevo contattato Asus per farmi spedire qualche dispositivo da testare. Avrebbe dovuto arrivare uno Zenfone 2 Laser, poi c'erano stati problemi con il magazzino e appunto non era arrivato. Dopo le vacanze li ho ricontattati, tra l'altro devo ringraziare tantissimo Elena, il contatto stampa, perché in questo mese e mezzo, quasi 2 mesi che ci scambiamo mail, è stata veramente gentilissima e disponibile. Comunque li ho ricontattati e 10 minuti fa è arrivato questo. E niente, è tutto disorganizzato perché io non mi aspettavo che sarebbe arrivato così in fretta, però sì. È arrivato, mi ha fatto molto piacere, quindi direi di aprirlo insieme. E appunto, stavo dicendo che... Aspettate, perché qui c'è sempre casino quando... Probabilmente non state sentendo la mia voce mentre taglio, ma parlo comunque a caso. Comunque, stavo dicendo che è tutto molto disorganizzato. Io oggi ho anche il raffreddore, cioè proprio una gioia. Perché credevo che il pacchetto sarebbe arrivato tra una settimana e mezza, cioè finiti gli esami in pratica. Invece no, le tentazioni arrivano ovviamente durante la sessione di esami, quindi ovviamente dovrò studiare ancora questa settimana e mezza, 2 settimane, però qualcosa mi dice che avrò qualche distrazione in più. In ogni caso, vediamo un po' che cosa c'è. Tutto ben imballato, ovviamente. Allora, questa che direi di mettere subito da parte, ve la mostro dopo perché non è un dispositivo, è un accessorio, e anche questa. Iniziamo dai punti forti. Prima di tutto, lui, Zenfone Selfie. Ora effettuo velocemente anche un unboxing giusto per farvi vedere i dispositivi, ma vi dico già che prima di un paio di settimane non li test, cioè non li recensirò. Ovviamente li testerò durante queste settimane, ma non li recensirò perché voglio provarli un po' accuratamente. Saranno i miei daily driver. Qui c'è un Asus Zenpad S8. Saranno i miei daily driver per un paio di settimane, quindi avrò modo di testarli in modo approfondito, direi che non c'è altro. E dopodiché li recensirò e purtroppo dovrò restituirli ad Asus. Allora, iniziamo con il telefono, Zenfone Selfie. Allora, premetto che io ho guardato le caratteristiche di questi telefoni molto velocemente e quindi saranno abbastanza una scoperta. Però ovviamente, cioè, ho tempo per scoprirli a dovere, diciamo. Ovviamente c'è tutte le confezioni sono come quelle di vendita, quindi ci sono tutti i cavi, i manuali del caso. Qui, allora, Zenfone Selfie. Sì, lo so, i miei unboxing sono sempre molto disorganizzati, però vabbè, appunto, non me l'aspettavo neanche di riceverlo. Comunque, Zenfone Selfie in colorazione verde acqua. È abbastanza... No, non posso mostrarvelo in confronto al OnePlus che sto usando per recensire, se sentite rumori, per filmare, se sentite rumori è perché c'è il mio gatto che gioca con gli imballaggi. È abbastanza grande, dovrebbe essere 5,5 pollici, ma non vorrei dire una cavolata, quindi non fidatevi del mio parere in questo momento, arriverà la recensione più precisa. Selfie, potete immaginare perché? Perché la telecamera frontale è dotata di flash, quindi io non sono una persona da selfie, però in questo caso dovrò farmene. Mi dispiace per voi che durante la recensione dovrete vedere la mia faccia in varie posizioni durante i selfie. Allora, accendiamolo e intanto andiamo a vedere velocemente cosa c'è dentro la confezione. Ovviamente i manualetti.
l'adattatore con il cavo USB, micro USB, ovviamente per la ricarica. E poi cosa importante che ormai sembra, diciamo, sembra una prerogativa dei dispositivi di fascia alta, sono le cuffie. Vengono fornite le cuffiette in ear, che tra l'altro sembrano di buona qualità. Testerò anche queste durante queste 2 o 3 settimane in cui potrò tenere il device. E appunto, sembrano una prerogativa ultimamente dei dispositivi di fascia alta, e quelli invece meno cari quasi mai danno le cuffiette in dotazione, quindi è molto apprezzata questa aggiunta per me. Poi magari a qualcuno non importa, però secondo me non è da sottovalutare. Mettiamo un attimo da parte. Intanto si è acceso, ovviamente setterò tutto a dovere in questi giorni, e niente. Questo è l'Asus Zenfone Selfie. Molto molto piacevole al tatto, dietro è plastica leggermente gommata, piacevole. Grande, ma si tiene bene in mano, quindi sì, sono curioso di provarli, anche perché non ho molta esperienza con gli Zenfone, con gli Asus in generale. E questo qui invece è lo Zenpad da 8 pollici. Eccolo qui, con il retro in metallo, molto molto, come dire, premium come materiali. In metallo, e questa sembra, non è pelle, è plastica, ma ha un po' l'effetto della pelle. Andiamo ad accendere anche questo velocemente. Intanto poi unboxiamo anche un attimo gli accessori. Questo non si accende, potrebbe essere... Ah no, ok. Sono già carichi. Mentre lui si accende, vediamo, anche qui ci sono gli accessori e adattatore e cavetto. Non ci sono le cuffie e niente. Mettiamo anche questo da parte. E prima vi ho fatto vedere, mentre toglievo dalla scatola i due device, che c'erano altre due confezioni. Queste sono cover, tutte e due per il tablet. E avrò modo di provare anche queste durante il periodo di test e di recensirle. Probabilmente le recensirò insieme al tablet, ma non è detto, magari dedicherò un video a parte solo per le due cover. Devo ancora organizzarmi, perché in questo momento sono molto incasinato con gli esami, però vedrò di organizzarmi. Stessa schermata dello Zenfone Selfie, niente male davvero. A primo impatto così, cioè il display, niente male davvero, perché ha dei bei colori e è piacevole da tenere in mano. Metallo zigrinato come classico degli Asus, anche qui il bordo qui sotto dello Zenfone è zigrinato, e è un bel effetto da vedere. Apriamo anche direttamente a questo punto le due cover. Allora, la prima che è, potrebbe essere in pelle, non so i materiali, ora andrò a vedermeli. Però diciamo che ha un buonissimo grip, sì, molto aderente, diciamo. Con questa il tablet non sfugge. Magnetica, ovviamente, sì, magnetica. E questa qui, che invece dovrebbe essere semplicemente di plastica gommata. Questa è una classica cover, come quelle, diciamo, come la maggior parte di quelle in circolazione, quindi il tablet all'interno è richiudibile, mentre questa qui è più protettiva. Ora vediamo di prenderla un attimo. Sì, questa qui ha una linguetta in più, quindi
si ripiega una volta e poi si ripiega su se stessa. È, diciamo, più elegante questa custodia, anche perché appunto il materiale sembra pelle, ha un buonissimo grip. Questa qui ha anche gli spazi all'interno per eventuali carte, eccetera. Molto molto elegante. E l'altra è una classica custodia per tablet. Allora, Asus Zenfone Selfie e Asus Zenpad S8. Che dire, sono assolutamente curioso di testarli. Ancora una volta ringrazio Elena e Asus in generale per avermi dato questa opportunità. Li testerò in queste settimane approfonditamente, e poi ovviamente arriverà una recensione per il telefono, una recensione per il tablet e un video a parte per le cover, oppure un video, cioè, oppure le recensirò insieme al tablet, visto che sono per questo dispositivo. Direi che non ho nient'altro da aggiungere. Avete anche visto la scrivania nuova, ma vabbè, dettagli. Sì, devo mettermi a studiare per gli esami, però penso che adesso un'oretta magari per configurare i due dispositivi potrei anche prendermela. Quindi sì, se ve lo state chiedendo, probabilmente in queste due settimane, siccome testerò loro, non recensirò ROM sul OnePlus 2. Ne recensirò magari una sull'S3, poi tanto la prossima settimana credo che non usciranno video perché avrò due esami, non riuscirò a fare nient'altro. E poi appunto quella dopo potrebbe essere già la settimana delle prime recensioni, però da qui a 2-3 settimane nessuna ROM per il OnePlus, in quanto userò lui come daily driver e il tablet come secondo dispositivo. Però non lo so ancora, appunto, mi hanno colto alla sprovvista, devo organizzarmi, poi vedrò come fare i video, quali fare, eccetera. E niente, direi che per oggi è tutto, grazie ancora ad Asus, grazie a voi che avete guardato questo video assolutamente disorganizzato e probabilmente non so come verrà, però grazie se l'avete seguito fino alla fine. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non lo siete già, mettere un bel mi piace, commentare, condividere, tanto sapete meglio di me che cosa dovete fare. E niente, ci vediamo sulle pagine, ci vediamo questo sabato con la recensione di una ROM per il Galaxy S3 e poi prossimamente su questi schermi. Vabbè, lascio perdere, avete capito. Ciao a tutti!